Il modello casa della salute di Zingaretti funziona o non funziona? Sta cominciando a funzionare. Avevamo l'obiettivo di aprirle e le abbiamo aperte, adesso dobbiamo mettere in piedi tutti i meccanismi che servono a portare il loro funzionamento a regime. L'operazione è complessa perché implica la collaborazione di moltissimi professionisti, problemi di sistema informativo, tutta un'attività anche un po' pionieristica se volete, e non possiamo aspettarci che funzionino da un giorno all'altro. L'importante era partire con un percorso e questo è accaduto, e oggi la sfida è fare in modo che a regime si vada nella maniera più efficiente e più rapida possibile, ed è questo lo sforzo che stiamo facendo. Ci sono criticità attualmente nella sua ASL? Ma guardi, noi abbiamo aperto la casa di Ostia e lì stiamo facendo adesso un'operazione di ottimizzazione della parte informatica e di formazione degli operatori sulla questione della presa in carico dei percorsi diagnostico-terapeutici. In questo momento però stiamo già anche cominciando a pensare ad aprire altre case della salute in altri distretti. L'obiettivo è di aprirne una prima possibile nel distretto di Fiumicino, e per quanto riguarda invece i due distretti del centro, municipio 11° e 12°, il tessuto urbano della realtà interna al raccordo è un po' più pesante, quindi abbiamo qualche difficoltà nel reperire la struttura, le strutture idonee, ma stiamo lavorando con i presidenti dei municipi per individuarli.